più ti penso. Il rapporto tra di noi è comunque un rapporto quasi ormai quello che ci dà una famiglia, perché ci conosciamo da tantissimi anni e certo siamo ragazzi, abbiamo la nostra età, siamo giovani, ovviamente ci saranno discussioni, pettegolezzi e quello, però alla fine ci vogliamo bene e siamo noi, siamo felici quando siamo insieme. No, sicuramente il talento è molto importante, però bisogna trovarsi anche nel posto giusto al momento giusto, perché senza un po' di fortuna puoi essere talentuoso, ma non trovare nessuna opportunità che ti accolga, diciamo. Il personaggio che mi ha colpito di più in questo spettacolo penso che sia il ruolo delle sorelle, che sono le figlie della locandiera, perché penso che siano proprio, cioè le rispecchio completamente, sono veramente loro mentre lo fanno e mi diverto un sacco a guardarle. Ballare mi permette di esprimere me stesso in un'altra maniera, che talvolta, certe volte non traspare attraverso la vita quotidiana, ma permette di esprimere emozioni in una maniera diversa usando il proprio corpo e quindi non le parole, ma di parlare col corpo. Senza te. È stato complicato creare questo spettacolo, soprattutto nella parte classica per me, perché ho dovuto interpretare un ruolo che è Tebaldo, ed è un ruolo molto cupo, molto aggressivo, ed è un po' il contrario di come sono io. Comunque io sono abbastanza spensierato, sono felice, quindi è stato molto difficile per me già solo fare il broncio. L'emozione che mi suscita, che ho mentre ballo, beh, sicuramente tantissima adrenalina e vabbè, non so se si può spiegare, perché l'emozione che c'è quando sei sul palco, soprattutto quando sei dietro le quinte, è qualcosa di unico, indescrivibile secondo me. Esprimere i sentimenti ballando è una cosa fantastica e spero di poterla portare avanti per parecchio tempo ed è importantissima, infatti faccio sacrifici su sacrifici per portarla avanti appunto. Il rapporto con gli insegnanti è molto buono, ti aiutano nei momenti di bisogno, sia gli insegnanti magari che con cui hai più rapporti che quelli con cui ne hai meno, però riesci sempre comunque a parlarci perché ci sono sempre e basta.